E come di consueto apriamo il nostro contenitore con l'aggiornamento delle notizie del giorno. Partiamo dagli esteri. Si sono svolti venerdì a Gerusalemme i funerali di Shimon Peres, l'ex presidente israeliano che si è spento questa settimana per l'aggravamento delle sue condizioni di salute. Presenti il presidente americano Obama, quello palestinese Abu Mazen, il premier israeliano Netanyahu e anche il presidente italiano Matteo Renzi. Per Netanyahu la forza è solo un mezzo, ma il fine è la pace. Nel Medio Oriente in tumulto non si raggiungerà la pace se non garantendo la nostra presenza, ha detto. E tra l'altro, prosperità e pace sono fondamentali per noi e per i nostri vicini. L'ultimo miracolo di Shimon Peres è stato quello di riunire uno a fianco all'altro sia Netanyahu che il presidente palestinese Abu Mazen. Per Barack Obama, Peres ha dato forma al suo paese, dicendo anche che è stato un qualcosa di importante nella storia non solo di Israele, ma del mondo intero. Adesso andiamo avanti, torniamo a casa nostra. Si è svolta presso la sede della Tecnomaster Biz a Cerignola la presentazione della formazione della Pallavolo Cerignola che disputerà il prossimo campionato di Serie C Donne 2016-2017. Presentati staff dirigenziale ed allenatore e giocatrici. Le più importanti ovviamente sono il capitano Betty Totola ed il ritorno di Carmen Bellapianta dopo i palcoscenici della A2 e della A1 nazionale. Il debutto sarà in giornata sabato con il triangolare che vedrà appunto oltre le fucsia anche Barletta e Trani. Il calcio, settima giornata del campionato di Serie A, due anticipi importanti aprono il turno. Si parte alle 18 con Pescara a Chievo. Gli abruzzesi sono reduci dal pareggio esterno ottenuto a Genova, mentre il Chievo-Verona è stato sconfitto al San Paolo da Napoli con il punteggio di 2-0. Alle 20:45 invece Udinese e Lazio, i friulani sconfitti al Mapei Stadium dal Sassuolo, mentre la Lazio ha battuto l'Empoli per 2-0. Questi dunque i fatti del giorno.